Allora, do subito la linea alla nostra Giada che dovrebbe essere in collegamento con noi perché ho una sorpresa per lei subitissimo, eh? Buonasera, buonasera a tutti. Sei pronta, Giada? Sì. Perché Elena da Molfetta mi ha mandato un messaggio abbastanza lungo. Te lo voglio leggere. Vediamo, allora, vediamo. Pensa un po', inizia così. Cara Giada, ho notato che le persone del mio segno zodiacale, il Cancro, tendono ad essere particolarmente sensibili e legate alla famiglia. Secondo la tua esperienza e conoscenza astrologica, ci sono aspetti planetari o tratti specifici che potrebbero influenzare questa tendenza? E continua. Inoltre, come potrebbero i prossimi transiti planetari influenzare le relazioni familiari per chi è nato sotto questo segno? Hai capito? Allora, il segno del Cancro è governato dalla Luna. La Luna rappresenta la casa, la famiglia, la mamma, e quindi le persone del Cancro sono molto molto legate alla madre e alla famiglia di origine. I prossimi transiti planetari, diciamo che Saturno porta una grande stabilità in casa al Cancro già quest'anno, ma nel 2025 arriva Giove in splendido trigono per il Cancro, e quindi ci saranno belle novità per la casa, per la famiglia. Intanto il Cancro ne sta passando un pochettino di tutti i colori, con tutti questi pianeti in Ariete, ha dovuto soffrire un pochettino, ma già col transito dei pianeti che passano in Toro da maggio, questo mese migliora la situazione per il Cancro. Quindi, avanti tutta, maggio sarà un mese molto molto positivo per voi. Ecco, dice Elena, grazie Giada, ti seguirò anche sui social, dice, ha risposto. Mi fa piacere. Allora, ricordiamolo il numero 339-880-20 per fare le domande alla nostra Giada. E vi non c'è niente di preparato, ve lo dico subito. Giada è bravissima, lo sa all'ultimo, proprio a crudo. Grazie Gino, grazie. Allora, come siamo messi questa settimana? Sì, vediamo subito l'oroscopo di questa settimana che va dal 2 al 9 di maggio. Il Sole si trova nel segno del Toro, la Luna passa dall'Acquario al Toro, Venere è entrata ieri nel segno del Toro e Marte e Mercurio transitano nel segno dell'Ariete. Quindi i segni più fortunati di questa settimana sono Ariete nuovamente, Toro e Pesci. Benissimo. Vediamo subito i segni di fuoco. Questa sarà una settimana molto positiva per voi. Da venerdì a domenica saranno le giornate migliori con la Luna nel vostro segno. Con Marte positivo vi sentite forti e pieni di energia, e con l'arrivo di Giove tra giugno e luglio realizzerete un progetto lavorativo molto importante. Leone, se in amore non avete ancora risolto i vostri conflitti con Venere dissonante, bisognerà chiarire con una persona. Con Mercurio in Ariete fino al 15 di maggio vi sentirete vincenti, ma fate attenzione ad essere troppo critici e soprattutto non entrate in competizione in amore. Sagittario, con Saturno in quadratura ci sono dei tagli da fare, ora però Marte torna positivo e avrete nuove energie per affrontare la vita e rimettervi in forma. Fine settimana buono grazie alla Luna e Mercurio positivi, incontrate gente e distraetevi. Gemelli, passiamo ai segni di aria. Gemelli, periodo molto buono anche per voi nella sfera professionale. Con Mercurio positivo arrivano dei progetti interessanti nell'ambito lavorativo. Amore un po' problematico invece. Andate avanti perché Giove positivo porta nuovi amori da giugno. Bilancia,
Cercate di superare gli ostacoli delle ultime settimane, quando avete avuto tanti pianeti in opposizione. Con Mercurio ancora dissonante ci sono chiacchiere e pettegolezzi su di voi, ma per fortuna avete chiuso con persone che vi innervosivano e ora siete più sicuri. Acquario. Sicuramente avrete già prenotato un viaggio, avete voglia di fare cose nuove, incontrare nuova gente, state facendo dei programmi per il futuro. Con Giove in Gemelli da fine mese migliora l'amore ed anche la salute. Passiamo ai segni di terra. Toro, tanti auguri ai Toro che fanno il compleanno questa settimana. Ah, è vero, augurissimi! Auguri Giove, Urano e da poco anche Venere in Toro, il vostro governatore, vi portano tante giornate molto positive. È un periodo positivo su tutti i fronti, ci sono persone che cambiano vita, si dedicano a nuovi progetti e arrivano anche nuovi amori. Vergine, sono tante le cose da fare nei prossimi mesi, bisogna rivedere qualcosa in casa, fare qualche ristrutturazione che porta soldi in uscita. A livello familiare ci sono persone di cui prendersi cura, ma siete un po' stanchi. Da ieri Marte non è più negativo, avanti tutta. Ed infine concludiamo con i segni di acqua. Cancro, state riprendendo quota. Venere non è più ostile e si annuncia un periodo di tranquillità in amore per le coppie di lunga data. Vi siete molto innervositi nell'ambito lavorativo a causa di Mercurio retrogrado e dissonante. Mantenete la calma perché dal 15 maggio le cose migliorano. Scorpione, ancora un periodo un po' difficile, con tanti pianeti in opposizione. Ci sarà un confronto in amore. Mettete le cose in chiaro e non tentennate più. Venerdì buono per gli affari. Pesci, il mese di maggio si apre con tanti pianeti in buon aspetto al vostro sole. Venere torna positiva e porta un fine settimana divertente. Entro maggio bisogna concludere un accordo che da tempo state ultimando. Eccoci qui. Allora, abbiamo fatto il nostro giro, come ho detto all'inizio, dei segni zodiacali. Io ringrazio la nostra Giada. Do appuntamento la settimana prossima. Faremo un altro tour tra i segni zodiacali. Buona settimana ai nostri amici dei segni di fuoco e soprattutto al Toro che va alla grandissima. Se volete seguirmi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, Giada l'astrologa. Ecco, e mi piace la finestra, lo dico per chi ci sta seguendo in TV, dietro di te. Molto solare. Grazie. Grazie a te, Giada.